Guarda un po', indovina chi va in finale di pugilato, le due atlete che noi naturalmente qui rispettiamo sul libero, non avete letto e non leggerete mai una parola meno che rispettosa nei confronti dell'atleta dell'Algeria e dell'atleta di Taiwan che sono arrivate nella finale di categoria di pugilato femminile. Però queste due atlete hanno un paio di caratteristiche in comune fra loro e diverse dalle altre. Sono donne, non sono trans, non sono uomini, ma hanno cromosomi maschili e hanno livelli abnormi di testosterone. E guarda caso, guarda la coincidenza, sono loro che si contenderanno la medaglia d'oro. Bada bene, questo non cambia il nostro giudizio, cioè se anche avessero perso un loro incontro, se anche avessero subito una sconfitta come ne hanno subite in carriera, questo non avrebbe cambiato di una virgola la nostra valutazione che tra poco ripeterò. Ma possibile che tutti quelli che hanno sostenuto che non c'è problema, che va tutto bene, che queste atlete possono gareggiare con le altre donne, non si facciano venire un dubbio nemmeno dal fatto che sono loro ad avere sconfitto tutte le altre. Allora, il punto fondamentale è questo, senza offese, con assoluto rispetto, anzi, ti devo dire anche con grande partecipazione umana, perché dobbiamo metterci nei panni di atlete che salgono sul ring in questo stato d'animo, con questa pressione. Ma il nostro punto è che se delle atlete hanno cromosomi maschili e livelli abnormi di testosterone, non è saggio che concorrano con delle altre atlete. Se si trattasse di qualunque altro sport, sarebbe semplicemente iniquo, sarebbe una gara scorretta. Trattandosi per giunta di uno sport di contatto in cui si viene colpiti, in cui possono essere procurate delle lesioni, la cosa è particolarmente pericolosa. Chi lo dice? I fascisti, i trumpisti, i putinisti, i vannacciani, gli sdentati, gli hooligans. No, lo dicono una serie di personalità che non possono essere ridotte a questa caricatura, oltre a noi di Libero. Lo dice Martina Navratilova, la più grande tennista degli anni Ottanta, tra l'altro persona omosessuale, lo dice accusando il Comitato Olimpico di avere cambiato le regole in modo abnorme, Novella Calligaris, prima olimpionica italiana ad andare a medaglia nel nuoto, lo dice Sebastian Coe, leggendario atleta britannico, medaglia d'oro mi pare negli 800 metri e ora presidente della Federazione Mondiale di Atletica Leggera, lo dice la scrittrice progressista J.K. Rowling, lo dice il Wall Street Journal, il quotidiano conservatore e liberale più autorevole al mondo, che ieri pubblica l'editoriale di un biologo evoluzionista, il quale dice esattamente queste cose qua. Guarda che se fai prevalere l'ideologia sulla biologia, qualcuno può rimanerci ammazzato. Questa è la posta in gioco, altri continuano a fare la caricatura per cui ci sono da una parte i buoni, quelli con l'animo gentile, con lo spirito elevato, che starebbero con le due pugili citate, e invece tutti noi altri saremmo tutti fidi della mignotta. Ecco, non è questo il modo di affrontare le questioni, non è questo un modo serio di porre le questioni, secondo me tantissimi italiani l'hanno perfettamente capito.